ci troviamo a Sardara, un luogo conosciuto per l'acqua e per le terme. Iniziamo da un percorso legato alla natura e al luogo che è Santa Maria Aquas. Conosciamo le terme, conosciamo l'aspetto storico delle terme, per poi proseguire lungo questo percorso, sempre seguendo l'acqua. Io sono Agostino, faccio parte dell'Accademia del Sagattadufa Zaccaramano. Sagattadufa è una pasta tipica di Sardara, è una delle poche paste in Sardegna tipicamente maschile. È maschile perché veniva fatta in campagna dagli uomini al rientro dalla raccolta del grano e si faceva direttamente sulla mano. Zaccaramano è proprio per questo movimento qua che veniva fatto. Noi da un paio d'anni abbiamo cercato di riproporre Sagattadufa nella sua essenza originaria, quindi nella versione proprio fatta a mano e non sul tavolo. Nei nostri laboratori cerchiamo di far fare esperienze, non soltanto insegnando o il modo corretto per fare le cattaduffe, ma cerchiamo di far fare ai partecipanti del nostro laboratorio tutta una serie di esperienze che li portano a vivere quel contesto in cui i scattaduffa nascono. Quindi l'odore con odore di erbe, oppure i suoni, tutta una serie di oggetti che suonano, oppure i racconti. La vista, il tatto, quindi toccare con mano l'impasto per conoscerne e capirne le elasticità giuste, la realizzazione e poi, ultimo ma non ultimo, il gusto, con cui si mangia sempre tutti assieme un buon piatto di cattaduffa Zaccaramano. Dal 2005 facciamo dei laboratori didattici, riproduciamo parte degli oggetti ritrovati qua a Sardara. Lo scopo è quello di far provare alla persona la tecnica utilizzata dalle vecchie culture. Riproduciamo per lo più delle pintadere, delle brocche, vasi piriformi, per lo più contenenti delle decorazioni. L'esperienza prevede di continuare a conoscere l'aspetto dell'acqua nella sua storia per poi visitare in chiusura il sito di Santa Anastasia e concluderlo con la suggestione del rito dell'acqua. Oggi rivivremo una rivisitazione suggestiva di quello che accadeva quasi 2500 anni fa. Il rito si basa soprattutto su quello che si faceva con l'acqua in epoca nuragica. È un po' molto simile a quello che noi facciamo oggi durante il rito battesimale, per esempio.